E la fascia d'età più attiva, quella tra i 19 e i 50 anni, la più colpita dal Covid, 423 in tutto i nuovi contagi in provincia di Cosenza, e quanto certifica l'azienda sanitaria provinciale che ci sia una nuova recrudescenza del virus, lo testimoniano i reparti saturi di area medica negli ospedali e il numero di positivi in crescita anche in Calabria. A macchia di leopardo i comuni calabresi fanno i conti con la quarta ondata e i sindaci corrono ai ripari per preservare le feste del Natale. Sul fronte vaccini e terapie intensive, il governatore Occhiuto ad annunciare i risultati raggiunti. Figliuolo ci aveva dato un obiettivo, un target di 12.500 vaccinazioni per ieri. Beh, ne abbiamo fatto 15.100. Una volta tanto la Calabria non è l'ultima regione d'Italia, anzi è tra le prime regioni per incremento delle vaccinazioni. E mi sto occupando anche delle terapie intensive. Ne abbiamo aumentato il numero, ne abbiamo aumentato il numero di 10, 11. Fra qualche giorno arriveremo a 20, 25, stiamo recuperando il tempo perduto. Intanto la regione ha stabilito per l'8 dicembre un nuovo Vax Day. Infine, il generale Figliuolo fa sapere che dal 16 dicembre saranno disponibili in Italia 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, dopo il recente via libera dell'AIFA.